Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iRforex.com e in questo video parlerò dei tre ingredienti per me fondamentali nella riuscita del trading, quindi nell'essere costanti nel trading. Come al solito vi chiedo di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti, di attivare la campanellina che trovate perché questa vi permette di avere tutte le notifiche dei video e delle live che facciamo e poi se il video vi sarà piaciuto di mettere un mi piace. Noto che come al solito i trader all'inizio, chi si avvicina a questo mondo, tenta sempre di cercare di trovare strategie, di provare strategie, di studiare strategie, cose di questo tipo. In realtà, che cosa credo sia importante ai fini del trading e cosa veramente può servire? Abbiamo detto che sono tre ingredienti, ma questi tre ingredienti fanno parte di una cosa che reputo fondamentale e direi assolutamente necessaria per far diventare il trading un lavoro ed è la gestione dell'operazione, la gestione del trade. La gestione del trade è tutto e la gestione del trade passa per questi tre ingredienti fondamentali. Perché dico gestione del trade? Pensate a me che faccio price action e quindi vado a ricercare delle dinamiche che si ripetono dei prezzi che contestualizzandoli in quella struttura possono essere efficaci nel trading. Ecco, metti che io abbia un euro-dollaro che abbia una certa struttura su cui voglio andare long e proprio so, oggi mi si configuri un trigger dei miei, per esempio una pin bar che viene a contestualizzandola, viene a creare, a confermare quella che è, diciamo, la mia view che ho su questo mercato. Benissimo, quindi io cosa faccio? Vado per esempio a comprare. Bene, io entro su questo trade, ma la differenza che c'è tra io che entro su questo trade e magari altre migliaia di persone che entrano nello stesso punto e magari per gli stessi motivi, non è detto che appunto alla fine il risultato sia lo stesso. Ed ecco che qui ci sta tutta l'essenza del trading, cioè il trade management, la gestione del trade è la cosa fondamentale, perché io entro oggi, magari entro anche bene, ma poi gestisco le cose in maniera non efficace e avrò quindi magari dei risultati, magari addirittura negativi o non entusiasmanti, oppure avrò dei risultati buoni o addirittura ottimi sullo stesso segnale, sulle stesse tipologie di entry, con la stessa tipologia di approccio. Quindi è fondamentale questa gestione del trade. Già detta questa cosa in altre live, ma la voglio ripetere. Se io fossi entrato, per esempio, in acquisto sullo Standard & Poor's 500 10 anni fa, long, e non avessi fatto nient'altro, probabilmente oggi sarei molto più profittevole del 90% dei trader che ci sono oggi e che magari stanno davanti al monitor 10 ore al giorno e spesso perdono. Cosa significa questo? È ovvio che è una cosa un po' così, utopistica, diciamo, però vedete come la gestione dell'operazione cambia? Cioè, se io avessi fatto lo stesso operazione ma fossi uscito il giorno dopo, non avrei fatto lo stesso risultato di chi è entrato quel giorno ed è rimasto dentro ancora oggi. Questo per farvi capire proprio come la gestione della posizione è importantissima. E da dove passa la gestione della posizione? Passa per tre, a mio avviso, ingredienti importanti, fondamentali. E passa per il mindset che dobbiamo avere nel momento in cui facciamo trading, l'esperienza che dobbiamo avere quando facciamo trading, e quindi queste due cose creano la consapevolezza di quello che noi siamo e di quello che noi facciamo sul mercato. Queste tre caratteristiche, mindset, esperienza e consapevolezza, portano ad avere una gestione del trade che sarà sicuramente molto efficace ed è lì dove noi dobbiamo puntare. Quindi non andate a perdere continuamente tempo a cercare di trovare la strategia e questo e quello. Una volta che trovate la vostra dimensione nel trading, perché poi il trading, ragazzi, sono supporti e resistenze, no? Cioè sono livelli importanti, tendenze, volatilità che aumenta, che si abbassa. Questo è.
Quindi, una volta che sappiamo un po' muoverci nel trading, ovviamente ci è venuta l'esperienza, quello su cui dobbiamo andare a puntare è come gestiamo il trade e quindi come gestiamo noi stessi, quindi un giusto mindset, quindi una giusta consapevolezza di quello che si è, che arriva anche da una certa esperienza. Andare a cercare di focalizzarvi non solo su quella che è magari il setup, la strategia e quindi l'entrata, ma quello che poi ne va di seguito. Io sono un profondo studioso dei mercati, mi piace guardare, capire come si muovono insieme le correlazioni, la price action che arriva su due magari mercati correlati, che ci può far gestire anche l'operazione con più sicurezza, meno istintivamente, con più razionalità. Ricordatevi, studiate, fate esperienza, cercate di migliorare voi stessi e avere il giusto approccio nel mercato, perché poi alla fine io entro allo stesso modo magari di voi, però magari voi avete un risultato diverso dal mio. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questa pillola vi sia piaciuta, quindi se vi è piaciuta lasciate un mi piace e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!